Tresana. Si è svolta in Lunigiana la festa provinciale di liberazione alla quale hanno partecipato quasi tutti i comuni della provincia. Si è svolta in Lunigiana ed esattamente a Tresana la festa provinciale di liberazione, alla quale hanno partecipato quasi tutti i comuni della provincia con i loro gonfaloni, il presidente Osvaldo Angeli, il prefetto Giuseppe Merendino e a fare gli onori di casa il sindaco di Tresana Oriano Valenti. Molte le rappresentanze delle forze dell'ordine, di associazioni combattentistiche ed arma con i loro labari ed il coro dei bambini della locale scuola elementare che hanno cantato O Bella Ciao. Il corteo ha raggiunto Barbarasco, dove in piazza si è svolta la manifestazione. Fabrizio Del Giudice ha intervistato per noi il sindaco di Tresana Oriano Valenti e l'onorevole Luciana Castellina. È con estremo piacere che oggi Tresana ospita per la prima volta dal dopoguerra ad oggi la cerimonia provinciale per la festa della liberazione. Non era mai accaduto e di questo devo ringraziare innanzitutto la provincia di Massa Carrara, che ricordo è decorata di medaglia d'oro al valor militare, e tutte le associazioni di partigiani dell'Arma, della Federazione Volontari della Libertà, tutte le associazioni dei partigiani di Massa Carrara. Quindi oggi si vuole ricordare il 65esimo anniversario della liberazione con il raduno qui nella piazza antistante il Palazzo Municipale, che proprio 5 anni fa è stata intitolata al 25 aprile. Anche Tresana, lo dirò poi nel mio breve intervento, ha dato un grosso contributo alla lotta di liberazione e quindi sono molto orgoglioso di ospitare oggi questa importante cerimonia. Oggi a Barbarasco di Tresana, manifestazione provinciale appunto nell'anniversario della liberazione d'Italia, e nel suo intervento come oratore ufficiale ha fatto un passaggio molto bello parlando di libertà e liberazione. Beh sì, c'è stato un Presidente del Consiglio che ha proposto di cambiare il nome alla festa del 25 aprile, di chiamarla festa della libertà anziché di la liberazione. Credo che sia sbagliato, perché libertà è sembra un valore che è cascato dall'alto e non si capisce da dove viene e perché. Liberazione invece sottolinea il processo, la conquista, la lotta collettiva, il sacrificio che si è dovuto fare per conquistare la libertà, che è cosa molto diversa. Se si cancella questo dato collettivo, storico, non si capisce cosa sia la libertà. E lo dice bene Calamandrei in un suo discorso alla Costituente: libertà non è soltanto la libertà egoistica per se stesso, la libertà è sapere aprire l'uscio di casa propria, guardare fuori e partecipare al bene collettivo. Questa è la libertà e questo è stato quello che ha fatto la società partigiana, un termine che include la lotta armata ma è anche molto di più. Ecco, lei ha citato Calamandrei e la Costituente. A chi oggi dice di cambiare la Costituzione, lei cosa risponde? Beh, la Costituzione significa cambiare, far tornare l'Italia a quello che era un tempo, un paese senza diritto di cittadinanza. Per diritto di cittadinanza intendo dire il cittadino ha diritto di ottenere dallo Stato di essere protetto e garantito, non solo lo Stato come doveri, e questo è la Costituzione. Chi vuole cambiare la Costituzione vuole cancellare questa conquista storica. Ecco, oggi lei ha detto di essere molto felice di essere a Massa Carrara, una terra che ha dato tanto alla lotta partigiana. Beh, la Lunigiana è una zona mitica nella storia della Resistenza, l'abbiamo tutta letta nei libri e io ho provato la grande emozione di incontrare per la prima volta un partigiano di cui avevo letto molte volte il nome, Renato Cipinti, un partigiano della Lunigiana.